Mi trovo in compagnia della storia dei New Trolls con Nico Di Palo e Vittorio Descalzi. Ciao. Ciao, stiamo per andare in scena, abbiamo 3 minuti. Benissimo, allora subito faccio qualche domanda così anche perché la nuova generazione vi possa conoscere. Io vi ricordo nominati da mio padre, quindi diciamo che volevo sapere quanti album avete pubblicato fino ad oggi. Ma questa è una bella domanda, io non me lo ricordo, ne abbiamo fatti tanti, ecco. Non li ho mai contati, tu li hai contati, Nico? Vagamente. Vagamente. A quale anno risale la vostra formazione? 68. 1967-68. Quest'idea di, così, di formare questo gruppo, da chi nasce? Ma guarda, ci siamo trovati con Nico, eravamo ragazzi, ragazzini, entusiasti della musica, e ci siamo trovati insieme e abbiamo cominciato aprendo i concerti dei Rolling Stone, pensa. Facevamo da apripista un gruppo ben più famoso di noi. Ma quando inizia il vostro successo? In quale anno? Beh, quasi subito. Diciamo nel 69, una miniera davanti agli occhi miei, visioni. Lì è stato un anno importante. Colpa di suo padre però, perché che aveva un ristorante meraviglioso dove si mangiava benissimo e allora tutti quell'epoca si mangiava ben poco. Si suonava tanto ma si mangiava poco. Andavamo a mangiare. Usava il ristorante per corrompere i discografici e fargli fare i contratti per noi. Ecco. Poi nel 69 siete approdati anche al Festival di Sanremo. È vero, primo Festival di Sanremo, io che ho te, e pensa che il festival in quel tempo si faceva ancora al Teatro del Casinò di Sanremo, in bianco e nero. Ma quante volte siete stati in Sardegna? Ah, non di più. Otto? Io direi almeno... 8 e mezzo. Almeno 30 o 40 o di più. Sì, sono 40 anni che suoniamo, amico mio. Ma non è stata tutta rose e fiori la vostra... Però non abbiamo da lamentarci più di tanto. Cioè, noi siamo stati un gruppo, siamo ancora un gruppo litigioso perché siamo vivi. Infatti noi siamo la storia dei New Trolls e le voci dei New Trolls soprattutto. E che ti devo dire? Non ci lamentiamo. Nico, tu sei passato dalla chitarra alla tastiera in seguito a un incidente. Sì, perché con l'incidente che mi hanno causato, fra l'altro, gli altri. Fosse il mio, ti dico, beh, colpa mia, ho fatto lo scemo e me lo merito. Ma un ubriaco mi ha cuccato a me e me la sono dovuto tenere, cara mia. Quando mi hanno detto non canterai più e non camminerai più, grazie alla musica e a Descalzi, sono ancora qua. E l'ultima domanda, una domanda sola, le donne sarde come sono? Sono meravigliose, sono. Io ho avuto una moglie sarda. Addirittura. Grazie. Grazie. Io c'avevo una mamma sarda di Carloforte, di conseguenza... Dicono che sono avari, sì. Carlofortini, anche tua mamma. Sì. Grazie e buon concerto. Grazie.